La resa dei conti ammonta a 1,5 milioni di euro di danni solo per gli impianti di funivie e skilift. È solo una delle voci di quanto è costato all'intero Cadore il blackout che ha mandato in tilt per 4 giorni il circo bianco dolomitico più invidiato al mondo. L'energia elettrica ai più sfortunati paesi del Comelico è tornata solo alle 19 di domenica 29 dicembre, quando è ufficialmente finita l'emergenza scattata in seguito alla nevicata eccezionale di Santo Stefano. Nevicata eccezionale, ma anche eccezionale caos, continuano a ripetere chi l'ha subita. È mancata una regia, un coordinamento dalla regione Veneto. Fanno sapere che sarà avviata una class action per turisti, abitanti intrappolati al buio e al gelo, e il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato ha già convocato per giovedì 2 gennaio a Roma sia Terna che Enel per capire se vi siano responsabilità da parte delle due società, l'una che gestisce tralicci dell'alta tensione, l'altra la distribuzione dell'energia. Circa 400 gli uomini impegnati nel ripristino delle linee tranciate dagli alberi caduti sotto il peso della neve che è scesa abbondante, ma a far dimenticare i disagi sembra essere bastata una domenica che ha fatto registrare il pianone sulle piste, quasi un'azione apotropaica degli appassionati che non hanno permesso all'energia elettrica di frenare l'energia nelle gambe, scalpitanti alla vista di tanta neve fresca. Meno contenti gli sciatori di Forno di Zoldo, rimasti bloccati per ore in pista al buio durante il blackout e ai quali è stato negato il rimborso dello skip. Dopo i disagi, come sempre, la beffa.